condannati a vivere. Il titolo non ci dice niente. La musica però è famosa. È la sigla di Gomorra. C'è familiare. Così come adesso c'è familiare di più la camorra. C'è familiare di più lo stile di vita della camorra. Il loro modo di parlare. Ci hanno fatto conoscere Napoli ancora di più attraverso la camorra. Però che tristezza. Che tristezza che i nostri ragazzi debbano provare tanto appeal, tanto interesse per una serie come quella di Gomorra, che sicuramente non veicola dei modelli di vita positivi. Io non ho iniziato a guardare Gomorra da subito. Ci ho messo quasi un anno e mezzo per decidermi a guardare questa serie. L'ho fatto perché sollecitata costantemente dai miei alunni, dai ragazzi a scuola, perché tutti i giorni venivano in classe e mi parlavano di Gio Di Marzio, di Gianni Savastano, dei loro modi di vivere, di alcuni episodi. Mi dicevano le frasi famose che poi sono diventate corredo ormai del nostro vocabolario. Sta senza pensiero. Solo un tempo che mi ha fatto perdere da questa sparambuc. Stasera mi sento un re, vuoi essere la mia regina? Sono queste le frasi più note che vengono veicolate da questa serie. Ma la cosa triste è la tranquillità con cui i nostri alunni ripetono queste frasi. La nonchalance, quasi l'orgoglio di ripetere quelle parole, quelle frasi che vengono pronunciate dai boss. E allora qualcuno mi dirà, bene, ma se è una realtà che esiste, che cosa facciamo? Ci giriamo dall'altro lato? No, non ci giriamo dall'altro lato. Però credo che non sia proprio giusto per le nostre giovani generazioni attirarli, come dire, presentare loro questa realtà in maniera appunto attraente. Gomorra è una grande serie TV, però è una fiction, è una finzione. E quello che è grave è che il confine fra finzione e realtà si è troppo assottigliato, perché se in classe ti viene l'alunno, ti viene il giovane che si veste come Gianni Savastano, che si veste o si atteggia come Ciro Di Marzio, che si pettina come Ciro o che parteggia per Ciro, che parteggia per Gianni, e allora vuol dire che c'è qualcosa che non va, perché probabilmente i giovani stanno ricevendo un messaggio che è sbagliato, e cioè pensare che quello è il vero stato. Ma quello non è il vero stato. Il vero stato sta da quest'altra parte. Il vero stato siamo noi gente per bene e pulita. E questo è grave, ripeto, perché vedere Ciro e Jenny, che in realtà sarebbero degli antieroi e che nella fiction, appunto nella finzione, diventano degli eroi, è grave in un mondo, in una società dove ormai tanti valori sono crollati. È lo stesso valore della vita che è crollato. Ormai i ragazzi vedono che si può uccidere probabilmente così più facilmente rispetto al passato. C'è un kamikaze che ogni giorno si fa saltare in aria e nessuno di noi si stupisce più, perché su questo noi dobbiamo essere onesti. Noi non ci sorprendiamo più del kamikaze che si fa saltare in aria. Noi abbiamo paura che qualche volta in quella folla possiamo ritrovarci anche noi. E allora che cosa mi piacerebbe? Mi piacerebbe che ci fosse una grande fiction che vede la camorra dal nostro punto di vista, con altri occhi, cioè siamo noi che guardiamo la camorra. E mi piacerebbe che questa serie fosse grandiosa come Gomorra, non qualche episodio di fiction che viene dedicato a qualche magistrato che poi dopo un mese o due si dimentica. Ci vuole un bombardamento continuo, anche in questo. Una Gomorra dello Stato che viene diffusa in tutto il mondo come questa Gomorra, una fiction che praticamente venga tradotta in tutte le lingue. E sarebbe bello che i nostri ragazzi, invece di pronunciare quelle parole, potessero pronunciare le parole dette da quei magistrati, da quelle persone che tutti i giorni sono in strada a rischiare la propria vita. Mi piacerebbe
che gli alunni, che i giovani recitassero, perché anche quelli ho recitare, pronunciassero le parole di Alessandra Dolci, sostituto procuratore della Repubblica di Milano, di Nicola Gratteri, capopulo antimafia di Reggio Calabria, di Lucia Lotti, capo della procura di Gela, di Caffiero De Rao, capo della procura di Reggio Calabria, di Catello Maresca, magistrato della DDA di Napoli. Perché vedete, queste persone sono i veri eroi a cui ispirarsi, però ragazzi, sono degli eroi che non hanno i superpoteri di Batman o di Spider-Man, però hanno una cosa che è fondamentale, e cioè hanno il giusto senso di marcia. E allora io adesso vi invito a passare da quelli che sono i personaggi della fiction a quelle che sono le persone reali. Grazie. Coraggio, non ce l'ha, non ce l'ha. L'andrangheta controlla ogni centimetro quadrato del territorio. A nome di tutti coloro che hanno dato la vita per lo Stato. Chiedo innanzitutto che venga fatta giustizia. Adesso, rivolgendomi agli uomini della mafia, perché ci sono qua dentro. Ho fatto 40 anni e non mi hanno ancora ucciso. Lo scrissi qualche anno fa sul mio diario, quando quelli, clan Zagaria, volevano togliermi di mezzo. Poi l'ho arrestato, Michele Capastorta. Io vi perdono, però vi dovete mettere in ginocchio. Se avete il coraggio di cambiare, non tu scegli anche inconsciamente di sacrificare la famiglia. E fra le altre cose mi disse, ti ricordi quando papà venne a prenderti? Fu perché era stato minacciato che ti avrebbero rapito e buttato in un fosso. Eccomi al centro del mondo, nel mio piccolo mondo, siti, social, giornali, PM, avvocati, televisioni e inchieste che seguono altre inchieste. Sta passando la barra degli agenti uccisi, loro che piangono. Il sangue dei giusti è famous! In un certo momento tu consideri quasi come fosse una missione. Faccio una strada dove a un certo punto non ci deve essere una luce, vedo una luce e da lontano senti la paura, la senti immediato, ti arriva una scossa alla lingua. Io, Federico Caffiero De Rao, capo della procura di Reggio Calabria, ma anche marito e padre, qui al sud, dopo una vita passata a smantellare clan della Camorra tra Napoli e Caserta. E non è il testimone di giustizia che deve andare via, è l'andrangheta che deve andare via. Invece che fa papà di lavoro, cerca di combattere i cattivi. Ho vissuto in caserma. Ho guidato da sola l'ultima procura siciliana, quel DNA è greco. Eschilo e Dionisio vivono, si scontrano ogni giorno. Poi si balla sui piedi del caso. Io, Lucia Lotti, capo della procura di Gela, 8 anni dopo vado a Roma e lascio una città depredata, costretta a subire ancora. Ma si vive sotto la giurisdizione della 'ndrangheta. Oggi sono avvocati, commercialisti, sono imprenditori. Gli uomini dell'andrangheta che conta. Sento il bisogno di viaggiare, capire dove stiamo andando in questa storia di guardie e ladri, mafiosi e vittime, magari solo per incrociare ancora lo sguardo di chi non ci sta a fare la parte dell'eroe. Chi ha paura muore tutti i giorni, chi non ha paura muore una volta sola. È così, la penso. Più ti proteggono e più ti isolano. Non mi ascoltano, mi danno macchine e uomini, che Dio li benedica, fino anche l'elicottero a sorvegliare il mio tragitto. Protetto, blindato, ma dentro di me ho una certezza. Non basta. Servirebbero invece un paio di accorgimenti per rendere le inchieste più spedite e i processi più efficaci. Ti accorgi che i figli sono diventati grandi e che hai perso poi i momenti più importanti anche della loro crescita. Mafia, Camorra, Sud Italia. Eppure me l'hanno detto tutti. La geografia non c'entra. Se vuoi capire il sistema devi essere disposto a cambiare prospettiva, a superare i luoghi comuni, insomma devi cambiare senso di marcia, puntare al nord, Milano, la locomotiva italiana. È qui che arrivano i soldi, è qui, nei cantieri, nelle discariche, nelle banche, nelle industrie, che si lava via il sangue dei morti ammazzati al sud. Lo stato della condivisione, cioè del fatto della politica, che secondo me è una cosa straordinaria, se fatta bene, ed è la cosa che fa andare avanti
il mondo, le persone, fa crescere, perché quella dovrebbe essere la politica, peraltro in una ispirazione di condivisione vera, cioè di fare qualcosa per il prossimo, che politica non significa fare qualcosa per sé, diciamo politica dall'etimologia, no, della parola, significa fare qualcosa per tutti, per i cittadini. Allora questo dovrebbe essere condivisione per i cittadini, un'altra parola, no? È il dovere che diceva Falcone, perché Falcone diceva dovere, quindi dovere noi lo accomuniamo in genere a un nostro impegno, diciamo, professionale, no? Faccio il mio dovere nel lavoro, se ognuno facesse bene, mio padre mi diceva sempre, se ognuno facesse bene il proprio mestiere le cose probabilmente andrebbero meglio, ma secondo me noi dobbiamo recuperare anche un'altra cosa, un altro ruolo che forse noi abbiamo dimenticato, e cioè quello di cittadini. Noi abbiamo degli obblighi, noi ci ricordiamo solo dei diritti, no? Perché siamo poi bravissimi a rivendicarli quando ne abbiamo l'occasione, ma noi abbiamo anche degli obblighi da cittadino, cioè non è che tu sei cittadino così, cioè tu sei cittadino perché devi fare anche delle cose, ma anche delle cose per la comunità. Guardate, io il problema della criminalità organizzata, io talvolta scherzo, diciamo, anche con i miei figli, perché a Falcone non hanno dato il tempo poi di proseguire il pensiero, no? Perché dice la mafia avrà un inizio, avrà una fine, però non ci ha detto se la fine, visto che è un fatto umano, coinciderà con la fine del genere umano, perché pure questo potrebbe essere, ovviamente non lo speriamo e io anzi ne sono convinto, però ci dobbiamo mettere del nostro, ma ci dobbiamo mettere del nostro, non i cattivi banalizzando, no? Io con i miei figli gli dico i cattivi, combattere i cattivi, perché i cattivi ci saranno sempre, i cattivi sono sempre stati, cioè quelli che hanno un'inclinazione a delinquere, a non rispettare le regole, ci sono da sempre, probabilmente, diciamo, lombrosianamente si vedono anche dai tratti somatici o addirittura da piccolini, no? Si riesce. Il problema secondo me è la società civile, e peraltro anche qua si chiama civile perché deve essere civile, cioè deve assicurare il rispetto dei principi della civiltà, che altrimenti non è civile, e il contrario di civile è incivile. No, quindi se noi vogliamo essere una società civile dobbiamo riappropriarci del nostro ruolo che ci rende civili. Il nostro ruolo che ci rende civili è nel fare il nostro dovere, ma anche nell'esigere o nell'avvantaggiare le persone che sono più in difficoltà, nell'aiutare le persone che sono più in difficoltà a fargli rispettare, a fargli capire che cosa significa e qual è il valore del rispetto dei principi, perché questo è la famiglia, è vero, la scuola è vero, ma la comunità, c'è anche la comunità, o ci dovrebbe essere la comunità. Perché? Perché le mafie hanno vinto? Io su questo noi, secondo me, oggi possiamo, diciamo, raggiungere, dopo anni di storia anche giudiziaria che abbiamo scritto, possiamo raggiungere un punto. Le mafie hanno vinto perché sono più intelligenti, vi assicuro di no, diciamo, io non ho conosciuti tanto, ma non ne ho trovato uno, diciamo, che abbia un'intelligenza di poco, seppur di poco, superiore alla media, quindi sono tutti sotto, diciamo, la media dell'intelligenza. Sono più bravi, per niente, sono più capaci, manco a dirlo. Che cosa c'hanno? Sono organizzati. Noi istituzioni, quindi le istituzioni non solo sono la politica, sono istituzioni giudiziarie, istituzioni scolastiche, istituzioni religiose, dobbiamo creare quella condizione perché i giovani sentano la voglia di impegnarsi e non sentono invece il bisogno di andare via. Prima diceva il dottor Maresca che pure esistono avanti e buono, qui restano solo i cattivi, e se questo dovesse accadere è la fine davvero, morirebbe anche quella speranza residua difficile di cambiare le cose.